chilometri. 6 gli atleti italiani. In ordine alfabetico, Diego Campagna dello Sport Club Catania, Xavier Chevrier, un valdostano che è campione del mondo e vice campione d'Europa di corsa in montagna, il campionato del mondo è stato in Italia quest'anno in Val Chiavenna, Campo Dolcino, e della Pont Saint-Martin associazione podistica. Michele Fontana, che è dell'Atletica Lecco Colombo, ragazzo lombardo, cresciuto in Valsassina, vive in Valsassina, è cresciuto nel centro sportivo Cordenova. François Marzetta, Cusdellaghi Atletica Varese, tra l'altro allenato da Silvano Danzi, che è uno dei due responsabili del mezzo fondo e anche della corsa campestre, Silvano Danzi, Pierino Endrizzi. Poi c'è Dario Santoro, un pugliese della Gargano 2000 di Manfredonia, e Davide Uccellari, la Fratellanza Modena 1874, ragazzo emiliano allenato da un ex eccellente 1500ista Renzo Finelli. Tutto pronto per la partenza. Diciamo che Chevrier è un ragazzo che può ottenere qualcosa, non troppo specializzato in atletica, tant'è che in pista praticamente non ha mai corso. Sui campi non è esattamente il suo pane, qui avrebbe preferito magari un percorso più nervoso. Tra l'altro una gran partenza proprio di uno degli italiani, eccolo qui Michele Fontana, ragazzo lecchese dietro Chevrier. Lecchese, cresciuto e avviato all'atletica da Gianni Selva, seguito da Sandro Marongiu all'Atletica Lecco. Parte in testa lui. Non sono loro i favoriti, ma da Xavier Chevrier, ragazzo valdostano, come si diceva, oltretutto nipote d'arte, perché lo zio, per parte di mamma, Attilio Lombard, è stato azzurro di sci di fondo nel 68 a Grenoble, a Autran, quando vinse Franco Nones. E poi ripete l'esperienza Attilio Lombard nel 72 a Sapporo. L'atleta di Nus è il più quotato, ma Michele Fontana parte bene. Poi c'è questo François Marzetta, che deve la scelta del nome a mamma francese. Papà Ezio è stato un discreto siepista. Dario Santoro è allenato da Matteo Palumbo, che è stato aspirante, eccellente maratoneta, ragazzo dei Carabinieri. Matteo ancora molto giovane, che non è riuscito a fare quel salto di qualità che da lui ci si aspettava. E allora ricordiamo la distanza di 6.039 metri, ci sono 4 giri, 2 del giro più breve, quello da 1.000 metri, 2 volte il giro intermedio, quello più lungo, da 1.635 più il tratto iniziale finale. Qui sono 22 i paesi rappresentati, 89 gli atleti. L'Italia l'anno scorso a Bruxelles è finita decima come squadra, il miglior piazzamento individuale di Ahmed El Mazouri, 29esimo, dovrebbero qui migliorare un po' le situazioni, in un albo d'oro che vede due volte la medaglia d'oro per l'Italia, 2006 a San Giorgio sul Legnano, allora il Campaccio, il campionato europeo, Andrea Lalli, medaglia d'oro a livello individuale, che ha trascinato poi la squadra. E nell'albo d'oro le doppie vittorie, sempre due consecutive, del russo Evgeny Rybakov nel 2002-2003 e l'ungherese Barnaba Sabine, oro nel 2004-2005. L'anno scorso Bruxelles, il francese Florian Charvalot vinse. Parte alta del gruppo per François Marzetta, è scivolato un po' dietro Michele Fontana, ma neanche troppo dietro. Primo passaggio di cui la grafica terrà conto sarà quello ai 1650 metri. Tra i nomi interessanti, cominciamo, si è sentito parlare di Rybakov, Evgeny, in effetti fu doppietta dei gemelli, Anatoly Rybakov, Evgeny Rybakov, i due fortissimi atleti, che poi però al passaggio della categoria superiore, Anatoly e Evgeny, per loro ci fu doppietta sul podio, addirittura un anno nella vittoria di Barnaba Sabine finirono secondo Evgeny e terzo Anatoly, poi sono un po' spariti al passaggio della categoria superiore. Addirittura nel 2003 la Russia fece tripletta grazie ai due gemelli e ad Alexei Reunkov, che a sua volta poi è un po' sparito. Tanto uno dei possibili favoriti è davanti ed è Yerwen Dot, che è un belga, è il terzo dei campionati d'Europa sui 3000 siepi a Novi Sad. Altri nomi che si impongono, il bielorusso Sergei Platonov, che nella stessa manifestazione ha ottenuto un terzo e un quarto posto, 10.000 e 5.000 rispettivamente, Novi Sad nella Vojvodina, quindi stiamo parlando dell'edizione di quest'anno.
Attenzione al francese, pardon, spagnolo Antonio Abadía. Abadía è il campione d'Europa dell'anno passato, di quest'anno, dei 3.000 siepi. È stato il migliore tra gli europei ai campionati del mondo di Amman nella categoria juniore, se udite udite, addirittura solo 67esimo. Questa è la dimostrazione che soprattutto in categoria giovanile gli europei, gli occidentali in genere, fanno fatica. Gli italiani sono messi piuttosto bene nella parte alta del gruppo e anche piuttosto coraggiosi, e questo che per molti è debutto assoluto in campo internazionale. Manca l'altro lecchese di origine marocchina, Ahmed El Mazouri, che l'anno scorso rappresentava l'Italia, un ragazzo che è stato di recente tesserato per le Fiamme Gialle, o quantomeno Ahmed El Mazouri, l'altro lecchese che era stato anche il migliore l'anno passato con il 29esimo posto. Nato Marzetta continua ad essere messo molto bene, maglia azzurra per l'atleta, e senza canotta sotto per l'atleta lombardo, varesino per la precisione. Altri nomi: David Bustos, che è il campione d'Europa dei 1500 metri. Qui siamo su 6000 metri, quindi i mezzofondisti fanno un po' più di difficoltà, ma c'è qualcuno che magari riesce a tenere. Attenzione ai gemelli francesi Tanguy e Valentin Pepiot. Quinto Pepiot e sesto Tanguy ai campionati d'Europa di Novi Sad sui 3000 siepi. E attenzione anche a Abdelatif Hajam, ragazzo di origine maghrebina, sempre francese, che è stato quarto nella stessa specialità. I francesi hanno davvero una buona squadra, forse la più forte. Callum Hawkins, tanto eccoci al 1650 metri e scorrono anche le grafiche con un po' più di lentezza rispetto a loro. Marzetta 16esimo, ma sono tutti veramente vicinissimi, parte piuttosto alta del gruppo. Marzetta 16, mentre altri nomi italiani: Michele Fontana 33, adesso arriverà in grafica, eccolo. Campagna 38. L'Italia è attualmente sesta, ma sono tutti molto ravvicinati. Francia e Gran Bretagna si staccano decisamente dalle altre. Uccellari è 60esimo, prende una decina di secondi. Chevrier è 42esimo, mentre Santoro è 47esimo. Ecco, scorre la classifica della grafica, tanto per completare nomi importanti: James Wilkinson e Callum Hawkins. Wilkinson è il secondo dei campionati d'Europa proprio sulle siepi a Novi Sad. Callum Hawkins è il vincitore a Tampere del Festival della Gioventù Europea nella specialità dei 3000 senza le siepi. In squadra i britannici hanno anche Nick Gulab e Richard Goodman, atleti forti, assieme a Matthew Gillespie. Per l'Irlanda è interessante soprattutto Noel Collins assieme a Michael McKillop. McKillop ha una caratteristica: è un ragazzo che gareggia anche tra i cosiddetti paralimpici, perché ha una emiplegia piuttosto leggera, ma diciamo un leggero squilibrio tra un arto e l'altro. Parlavamo allora di Xavier Chevrier, che è il campione del mondo di corsa in montagna, e parliamo ed è un valdostano. Tanto Marzetta è scivolato un po' indietro, adesso è più su Fontana. Dicevamo anche di Davide Uccellari, che è un triatleta, è stato il quinto del campionato del mondo in Australia, la categoria juniores nel triathlon, cioè nuoto, bicicletta e corsa. Oltretutto in quell'edizione Gold Coast, sempre molto in linea con la lotta per le medaglie. Tra i norvegesi che vorrebbero provare a fare doppietta, ma sarà difficile, Henrik Ingebrigtsen, che è anche molto forte nello sci di fondo, anche se un po' deluso, è rimasto fuori dalle selezioni della squadra nazionale di sci di fondo, ha optato per la corsa. Stesso discorso per Sundre Nordstad Muen, che è il secondo dei campionati d'Europa di corsa campestre l'anno passato al Parco di Laeken, altro ex sciatore di fondo. E poi da tenere d'occhio quantomeno per i portoghesi Rui Pintu, e per i turchi Resul Cevik.
E allora adesso abbiamo già il secondo passaggio, la Francia che era al comando nella prima parte, passando in seconda posizione, la Francia difende il titolo che ha vinto l'anno passato proprio a Bruxelles, adesso è la Gran Bretagna a livello di squadra, l'Italia ha perso in questa seconda parte un paio di posizioni, dal sesto all'ottavo posto. A livello di squadra di Gran Bretagna, Francia e Spagna le prime tre, e poi abbiamo questo norvegese Møhren che era già presente l'anno scorso, la Norvegia l'anno scorso fu seconda come squadra, e si parla gran bene di questo atleta. Gli italiani stanno cedendo qualche posizione in questa parte particolare di gara, un percorso impegnativo, gara aperta, vedete che resiste sempre questo gruppo compatto al comando. Soprattutto i migliori, questo è Deute, il belga che è attualmente secondo, l'atleta con il numero 23, uno specialista anche dei 3.000 siepi, e l'Italia deve reggere le posizioni, percorso impegnativo, ormai siamo poco lontani dal passaggio di metà gara e sulla grafica vedete sempre le squadre. L'Italia l'anno scorso non bene, decima posizione, quest'anno dovrebbe fare meglio. Ecco il belga Deute con i guanti bianchi, molto determinato, il belgio che ha una grande tradizione. Møhren, il norvegese, Sondre Nordstad Møhren, Doet, il belga, Platonov, poi tre addirittura i britannici con Gillespie a tenere più alto il ritmo, attualmente Gran Bretagna, Francia e Spagna davanti, sono scivolati un po' indietro gli azzurri, decisamente indietro. Doet sta facendo il diavolo a quattro per staccare un po' tutti. Jerwin Doet, forte nelle siepi. Marzetta era transitato 27esimo, Michele Fontana era transitato 40esimo, François Marzetta, Fontana sono due lombardi. Diego Campagna 42, Davide Uccellari 48 e poi Dario Santoro e Xavier Chevrier con piazzamenti 52 e 53, quindi piazzamenti consecutivi per Dario Santoro e l'Italia che è ottava attualmente, come dice la grafica, nella classifica parziale dopo 2500 metri, qualcosa di più. La fila si allunga sempre di più, sta guadagnando un paio di posizioni François Marzetta, lo si intravede vicino al bordo pista e più dietro un paio di altri italiani, quindi Michele Fontana dovrebbe essere stato avvicinato dal connazionale. Diego Campagna, sì, erano già molto molto vicini al passaggio. Møhren adesso con due tre britannici, un francese. Møhren che attacca, è una situazione straordinaria per la squadra norvegese che ha appena visto il risultato di Caroline Bjerkeli Grøvdal, che è stata considerata dalla Federazione Europea la rivelazione, o quantomeno la stella in ascesa, Caroline Bjerkeli Grøvdal. Classifica dell'italiana definitiva, ricordo, l'eccellente quinto posto di Federica Bevilacqua, il 28esimo di Lucia Colì, Marika Rubino 32, 35 Veronica Inglese, questo nel dato ufficiale che è appena arrivato, Chiara Renzo, la vicentina, 44esimo posto e per Laura Bottini il 47esimo posto con Italia che ha chiuso in quinta posizione, con un margine di pochi punti relativi piazzamenti sul Portogallo, Russia, Gran Bretagna, Germania, del resto la premiazione c'è già stata. Un gruppetto di 5-6, anzi 3-3-6-2-8 se ne va e poi qualcuno alla spicciolata. Non ci sono italiani nei primi 20, con François Marzetta che adesso arriva a tiro d'occhio della postazione. Poi più dietro viene su Campagna che è andato a scavalcare Fontana. Campagna riconoscibile da un berrettino bianco e azzurro. Wilkinson adesso, Møhren, Wilkinson, Goodman più dietro, Gulab, Doet, britannici, un norvegese, eccolo qui, continua a fare corsa di testa, Møhren, britannici, Platonov sta venendo su anche il bielorusso. Møhren l'anno scorso fu secondo, staccato di 4 secondi dal francese Floriano Cervallo che vinse davanti all'altro francese Chadi. La Francia ora in seconda posizione come squadra, l'Italia è abbastanza isolata, ottava, settima il Portogallo, ci sono 28 punti di differenza, l'Italia davanti alla Romania con